Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo mega 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 haul Primark. Adoro. Allora, queste sono le cose che abbiamo preso, che ho preso al Primark di Roma, visto che comunque abbiamo fatto una scappata anche a Roma. E allora, sono andata anche al Primark di Roma. E qui, ragazzi, ho preso lei, che come potete vedere è già, sì, è aperta, la valigia di Hello Kitty, quella gigante. Questa qua l'ho pagata, aspettate che stacco il cartellino, l'ho pagata 60 euro, è bellissima. Vi dico anche le misure, se ci sono, non lo so. Allora, non si capisce. 76 centimetri e mezzo. Sì. E vabbè, ve la faccio vedere perché è stupenda. Ovviamente è identica a quella più piccola, la misura S, questa è la misura L. Ma guardate, ragazzi, quanto è bella e gigantesca. Cioè, io adoro, cioè, signor Primark, grazie. Grazie, signor Primark, sono veramente commossa da tutto ciò, da tutto questo rosa, da tutto questo Hello Kitty bellissimo, stupendo, fantastico. Ha tutte le scritte in rilievo, come potete vedere. Pesa anche da vuota, mamma mia, è uno spettacolo. È tutta rosa, c'è proprio anche i dettagli. Guardate qua, queste cose per appoggiare, specie di gommini, insomma, bellissima. E sul trolley qui c'è una maniglia, qui c'è l'altra maniglia, e poi è veramente capiente. Wow, c'è, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? È stupenda. Ed eccola qua, in tutto il suo splendore. Adesso ci posso staccare finalmente tutti i cosi. E comunque l'ho già utilizzata perché nel viaggio di ritorno l'ho riempita con tutto, gran parte dello shopping, non tutto, però gran parte sì. Ok, proprio la devo pulire con un panno. Qui ha le due cerniere, non si vedrà mai niente, però adesso la spostiamo perché se no non riesco a farvi il video, aspettate, tanto potete intravedere Tiffany. No, ho messo un po' di cose così a caso, faccio un pelucco, ok, ho messo un po' di cose così a caso perché devo un attimo un po' sistemare. Ora passiamo a tutte le altre cose che ho preso sempre al Primark. Allora, quella l'ho presa a Roma Est, sono andata sia a Roma Est che al Primark Maximo. E questo, l'altro sacchetto di shopping, dove per motivi logistici e anche pratici ho riunito tutto in un'unica cosa, però vi dirò dove ho preso le cose e in quale Primark. Allora, la valigia Roma Est, questo organizer da valigia, sempre Roma Est, questo l'ho pagato 9 euro e sono 5 pacchi fatti così per organizzare al meglio la valigia. Cioè, io già di Hello Kitty ne avevo uno che avevo preso su AliExpress, bellissimo rosa, stupendo veramente, però anche questo veramente, ragazzi, cioè Yumi si è infilata nel sacchetto, ok, è uscita, è bellissimo con le cerniere, insomma anche il suo bel spessore, e sono appunto 5, questo adesso è chiuso, però sono così per farvi capire. Sono due buste e tre sono fatti così. Poi
potevo non prenderlo, assolutamente no. Questo pigiama di Jack Skeleton Nightmare Before Christmas, questo qui ho preso la L e l'ho pagato 20 euro. Faccio vedere, 20 euro, e adesso ve lo faccio vedere così finalmente posso lavare. E ragazzi, con Primark non ho mica finito, c'è ancora Primark Campagna e poi Primark qui sia al Fiordaliso che in via Torino. Comunque, vabbè, dettagli. Allora, il pigiama è così, il sotto, il pantalone è fatto così, bellissimo, che davanti che dietro è uguale, e qua finisce con la gamba così, non ha il polsino, e sopra è fatto a camicia, però è molto bello perché è bello, molto molto bello, e appunto qua si vede meglio che una L, bellissimo, cioè non vedevo l'ora di poter utilizzare. Poi ho preso queste calze, sempre Aroma Est, queste in spugna di Hello Kitty, ovviamente, queste le ho pagate 2,50 euro e sono misura 37-42, sono proprio belle, spugnose, per quando fa freddo, belle così, insomma, pucciose. Poi mi pare che non ho preso più niente, Aroma Est ho preso 1, 2, 3, 4 cose, sì, credo basta, tutte le altre cose le ho preso, le ho prese a Roma Massimo. E iniziamo, l'ho messo qua perché non ci stava nel sacchetto, ho preso questa ghirlanda, cioè, guardate che bella, tutta così con le rose nere, questo teschio, poi vabbè, da sistemare un po' meglio, le mani del teschio, così, bella, bella, bella questa ghirlanda. E questa si appende da qua, ah sì, scusate, c'è proprio il coso, da qui si appende, e poi vabbè, questo si sistema, insomma, si giostra un pochettino, ma è veramente bella, cioè bellissima. Questa l'ho pagata 16 euro, bella, è fatta col solito coso tipo di rametti dietro e davanti è così, bellissima, cioè io adoro. Poi ho preso, sì sì, tutto a Massimo, ho preso questa coperta in pile di Topolino versione Halloween, e questa l'ho pagata 10 euro, e si vede qua, adesso la apro e ve la faccio vedere in tutto il suo splendore. Allora, aspettate un po', non so perché ci mettono i cartoni nelle coperte, cioè non uno ma ben due. Vabbè, oh, è morbidissima, bella, 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 guardate che carina, ci sono anche i pipistrelli, c'è scritto trick or treat, dolcetto o scherzetto, c'è Topolino che è tipo un po' cattivo, un po' fatto a zucca, ma è molto bella, proprio bellissima, è proprio pelusciosa, è bella, molto confortevole. Queste sagome, cosa c'è io, mia amore bella? Queste sagome in azzurrino sono di Topolino sempre. Sì, no, ma è bellissima, è troppo bella, cioè, adoro. Cosa fai? Ecco, ho visto la coperta, ci si fionda. Poi, qui si è staccata una rosa, però devo sistemarla e... non è che si è rotta, va a incastro, poi comunque la sistemo meglio, poco male. Ho preso questo che l'ho svuotato appunto per avere meno spazio, c'era la plastica dentro, questo beauty di Nightmare Before Christmas, questo l'ho pagato 10 euro, è molto bello, e vi faccio vedere, qua c'è appunto la faccia di Jack Skeleton. E
dentro è fatto così. È molto capiente, come potete vedere, è un beauty, porta tutto, insomma. Però l'ho svuotato per modo che ci sono da inserire tipo dei pantaloni, delle cose, in modo da recuperare il più spazio possibile, quindi la plastica di certo non mi serviva. Bellissimo. Poi ho preso questo, perché hanno fatto anche questo. Di questo ne ho preso solo uno, perché non me ne serviva di più, sinceramente. Poi, vabbè, magari ne comprerò pure un altro. Però è bello, con la cerniera. Io aspetto che facciano quello grande con la cerniera di Hello Kitty, perché solitamente quando tirano fuori questa linea, c'è il sacchetto così, il sacchettino così con la cerniera, e poi c'è quello grande con la cerniera di Hello Kitty. E lo prendo subito, appena lo trovo. 3,50. E, cioè, dovevo assolutamente averlo, per forza. E appunto, alla cerniera, questi sono comodissimi, ce li ho di vari personaggi, sempre di Primark, e bellissimo, potevo non averlo di Hello Kitty, ma sì, figuriamoci. Poi ho preso questo completino, bralette top e perizoma, molto molto carino, misura L, pagato 9 euro. Cioè, pure poco, va benissimo. Cioè, guardate che carina che è. Bello, bello, bello. Adoro. Cioè, se pensavate che le cose di Hello Kitty erano finite qua, no. Siedetevi comodi, perché ce n'è ancora tanta di roba e ancora tanta ne stanno tirando fuori. Io non so fin dove si vogliono spingere. Poi ho preso questo pigiama, questo qui, di Beetlejuice. Questo qua l'ho pagato 24 e ho preso la taglia M, perché c'erano solo XS, S, M. Ho detto vabbè, fammi provare la M, ragazzi, mi andava bene e l'ho preso. Avrei preferito una L, però va bene anche la M, taglia M. È fatto così, appunto, con le righe. Qua c'è scritto Beetlejuice, l'ho visto tra l'altro il film, simpatico, devo dire. Qua c'è scritto Beetlejuice, proprio bello. C'è anche il pantalone, ovviamente. Dove è finito? Eccolo qua. Questo è il pantalone, che è fatto appunto con le righe, e ovviamente anche questo è la M. Ah, era tutto insieme, non è che questo l'ho preso a parte. E sono contenta che mi vada bene, perché c'era solo quella taglia. Adesso è pieno zeppo di altre taglie, però l'ho tenuto perché va bene lo stesso. Poi ho preso questo qua, questo invece ho preso la L, perché c'erano tutte le misure, anche perché comunque il pigiama secondo me deve essere molto largo, più comodo. Ho preso la L di questo, di Kilara. Guardate che carino che è, bellissimo. Questo l'ho pagato, anche questo, 24 euro, e ho preso la L, e c'è appunto la camicia fatta in questo modo col colletto, e sotto il pantalone, che la culisse è finta. Vabbè, molto carino, e la gamba è fatta così. Questo ce l'ha finta la culisse, non lo so, vediamo. No, questa non ce l'ha proprio, è di Beetlejuice. Oh, bellissimi. Poi ho preso questo, cioè sapete che io amo i Gremlins, amo Gizmo. E questo, avevo preso anche altre cose di Gizmo, però quello a Napoli, al centro Campania. Appunto, vedete, Gremlins. Questo qui l'ho pagato 7 euro e è tipo un gioco, 7 euro. Però allora, da questa parte, vedete che sta con tutte queste etichette, ok, anche questa gigante, ok, ecco, vi rimane questa testolina carina, graziosa. Ma se lo girate e fate così, aspettate, viene fuori
il gremlins quando si bagna con l'acqua ed è quello cattivo. Cioè, guardate. Cioè, capito che roba bellissima. Però ovviamente io non lo terrò mai da questa parte, ma lo terrò sempre dalla parte di Gizmo, perché è troppo puccioso. E comunque questo film è un cult che va comunque a segnare un tempo, una generazione. Ero piccolina quando l'ho visto, è bellissimo, proprio è un film da vedere, assolutamente. Troppo, troppo bello, cioè, io amo perdutamente. Poi ho preso questi due addobbi, questi qua li ho pagati 3,50 euro l'uno. Questo qua è tipo una mummia, che ricorda più un pupazzo di neve, però una mummia dentro una zucca, che c'è anche la testa, e questo invece è un gnomo con la scritta Bu, cioè bellissimi. Bellissimissimi, c'erano solo questi due soggetti e assolutamente li ho presi. Guardate qua, anche cioè le scarpe sono fatte tipo con le belle della mummia, bellissimo. Poi ho preso questo cestinetto porta tutto organizzatore per la scrivania, quant'altro, di Hello Kitty con perché Chilara? Vabbè, Kuromi, scusate, io ho detto Chilara fino adesso, ma è Kuromi, perché non bazzico molto Kuromi, pensavo addirittura che era uno spasimante di Hello Kitty, ho detto no, perché il fidanzato di Hello Kitty è Daniel, ma in realtà questa è una coniglietta, è un'amica di Hello Kitty, io pensavo che solo My Melody fosse l'amica di Hello Kitty, in realtà no, c'è anche lei, Kuromi. E è proprio puccioso, fuori rosa, dentro lilla. Questo l'ho pagato 4,50. Bellissimo. Poi ho preso questo, è troppo carino, l'ho pagato solo 6 euro, faccio vedere. E ho preso questo qui, il legno di Beetlejuice. It's show time. Adoro. E è proprio, è bellino, fatto in legno. Dietro c'è scritto Warner Bros, Beetlejuice, insomma tutte le cose. E è carino anche per addobbare, no? Bello. Poi, ah ecco. L'ho preso qua, non a Napoli, perché ero un po' confusa su dove l'avessi preso, perché vi ho fatto vedere il pantalone, cioè il pigiama, con la parte di sopra, la parte di sotto, e poi c'era anche il pantaloncino, in questo caso questo è il pantaloncino, dovrei aver preso una L, vediamo, no, è un XL, vede che non c'era la L, ho preso la XL, pagato 10 euro, e questo comunque fa parte del... Non è tanto grande, comunque va bene. Si vede che non c'era proprio le taglie, però lo volevo e l'ho preso. È fatto proprio come gli altri. Qua con scritto Hello Kitty e poi tutto traforato con scritto Hello Kitty, Hello Kitty. Che posso mettere la parte sopra con il pantaloncino o la parte sopra col pantalone lungo. Quindi questo va ad abbinare un po' l'outfit. Ah, guardate! Qui ho preso, mi stavo dimenticando di questo acquisto, sempre di Gizmo, scusate al contrario, la borsa dell'acqua calda. Cioè, vabbè. Io di borsa dell'acqua calda ormai ho tipo, ne avrò 5, però perché una l'ho presa di Hello Kitty, una l'ho presa di Barbie, una l'ho presa che era tipo pucciosa così, e questa, cioè ragazzi, adoro. Di Gizmo, cioè pazzesco, praticamente la borsa dell'acqua calda è qui dentro, qui sono proprio le classiche borse dell'acqua calda. Questa è più piccola, però le altre che ho sono più grandi, questa è più piccola. Ah, bene, che comunque questo lo posso usare anche come
così da appendere, così, no? Da qualche parte lo appendo. Dietro c'è una tasca, ci posso mettere qualcosa. È carino, è veramente carino questo. Quanto è bello! E questo l'ho pagato 12 euro. Non so perché l'etichetta sembra un libro. Vabbè, comunque è bellissimo. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Sei bellissimo, Gizmo. Cioè, adoro. E questa, vabbè, questa è più piccola, quindi va bene. Poi ho preso un paio di calzini per mio marito. Cioè, non un paio, in realtà sono 5 paia. Questi qua pagati 3 euro, sono quelli che usa lui. Siccome neri, bianchi, via gialli, li ho presi grigi. Non prende mai niente, sono io che quando vedo qualcosa che gli può interessare gliela prendo. E questi qua appunto 3 euro, 5 paia, che sono veramente super super validi. Poi ho preso queste babbucce. Mamma, quanto sono belle e bellucce di Hello Kitty. Dietro sono così, di scivolo. Mamma mia, che meraviglia, sono stupende, una coccola. E ovviamente ho preso la mia misura, il 39-42. E queste qua le ho pagate solamente 7 euro. Cioè, pazzesco. Poi ho preso questa tuta. Allora, la tuta è fatta così. Il pantalone che è grigio, qui c'è Hello Kitty versione un po' rock con My Melody e Kuromi, sotto finisce largo così, e questo l'ho pagato 16 euro e ho preso la L. Dentro è felpato, non ha tasche, dietro è liscio, però qui davanti al laccio che si può stringere. E invece la parte sopra mi pare che ho preso, esatto, ho preso una M. E appunto, vedete, ho preso la M e l'ho pagato 18 euro. Così lo potete vedere anche meglio la M. Ho pagato 18 euro perché si vede che è una vestibilità tipo oversize, la felpa di sopra. Avevo preso la L, però mi sembrava troppo larga, perché comunque io li provo per sicurezza sempre. Ho detto vabbè, fammi prendere la M, l'ho provato e va benissimo e non sta per niente stretto, cioè è bello abbondante. Avrei potuto prendere anche la S, però ho detto vabbè, non esageriamo, e ho preso la M e questo è il completo. Bellissima, cioè che bella, adoro, bellissima. E dietro è grigio semplice. Bene, basta. E poi vabbè, quest'altro sacchetto che ho pagato 4,50. E adesso anche a questo ci stacco l'etichetta. Cioè, ok, guardavo se c'è qua, no, ci sono tipo pezzettini tipo di ramoscello, insomma, così. Bellissimo, bellissimo questo sacchetto, ragazzi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, Hello Kitty ha i manici sia corti che quelli lunghi. Bellissimo. Troppo, troppo bello. Adoro. Bene. E con questo era tutto. Le cose che ho preso a Roma. Sono contenta di aver preso la valigia, quella lì gigante, che l'ho trovata praticamente per prima, perché quella misura S, quella più piccola, l'ho trovata ad Arese, quindi ho comprato prima quella, poi quando sono tornata a Milano, perché non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho presa appunto ad Arese, perché nemmeno al Fiordaliso l'ho trovata, neanche in via Torino. Poi quando l'ho comprata ad Arese, quando sono tornata a Fiordaliso era pieno, cioè praticamente c'era valigie ovunque. Vabbè, l'importante è che le ho trovate entrambe. E nulla, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più,
appunto, se anche voi amate Gizmo come me e le cose insomma di Nightmare Before Christmas, insomma, se vi state preparando anche voi all'arrivo dell'autunno, alle decorazioni un po' halloweenesche e nulla, io vi mando un bacione e noi ci vediamo in un prossimo video vlog live mukbang, non lo so, quel che vi pare. Ciao.